Ci troviamo nel Parco Naturale Orsiera Roccia Drè, in Alta Valsangone, a pochi chilometri dalla città di Torino e di Avigliana. Siamo in una località molto suggestiva in cui osserviamo dei segni particolari sul terreno, particolari e molto regolari. Salendo di qualche metro vediamo che questi segni sono ancora più evidenti e per capirne qualcosa in più ci facciamo aiutare dallo storico Mauro Minola. Buongiorno Mauro, dove ci troviamo? Cosa ci dicono questi segni? Ci troviamo al fortino di San Maurizio, appresso il Colle della Rossa. Il fortino di San Maurizio che risale al 1628 e fu costruita, come si diceva allora, alla moderna, un tipo di fortificazione molto particolare che è un unicum qui su queste montagne. Da chi fu costruito e perché? Fu costruito per ordine del duca Carlo Emanuele I di Savoia, soprattutto per difendere il confine del Piemonte Sabaudo, che allora correva proprio lassù, sul Colle della Rossa. Cosa ci puoi raccontare sulla sua costruzione? Il fortino nasce, sappiamo anche la data, il 27 giugno del 1628. E il costruttore è un architetto che è alle dipendenze del conte di Carlo di Castellamonte, si chiamava Tommaso Stasio. Il fortino fu costruito per tutta l'estate del 1628, diciamo che la costruzione iniziò appunto nell'estate e terminò verso il novembre di quell'anno, quando arrivarono, diciamo, le prime guarnigioni a presidio. E fu effettivamente utilizzato durante qualche scontro? Sì, durante la guerra del 1630, quando le truppe francesi del duca di Montmorency calarono dal Colle della Rossa e calarono dalla parte di Giaveno e di Coazza, il forte fu effettivamente presidiato. Non si sa se ci sono stati degli scontri, ma sicuro qui almeno 500 uomini facevano la guardia e si sa anche che avevano portato su con grande fatica addirittura un pezzo di artiglieria. C'è qualche aneddoto sulla guarnigione? Un aneddoto che abbiamo trovato negli archivi è relativo proprio alla fine del 1630, quando i francesi vogliono demolire il fortino e cercano di mandare gli uomini di Coazze, chiedono alla comunità di Coazze di inviare degli uomini per demolirlo. Gli uomini di Coazza però non vogliono andare assolutamente, perché al fortino si sa che c'è la peste. Siamo nel 1630, la famosa peste manzoniana, e quindi nessuno di Coazza vuole salire. Come è fatto? Qual è la struttura di questo fortino? Il fortino è una ridotta, in realtà, ed è a punta, delle punte che si chiamano appunto i salienti, bastioni o salienti, che qui li vediamo in terra, e se guardiamo invece da questa parte vediamo questo trinceramento proprio a punta che si rivolge verso l'alta valle, e questa si chiama l'opera Cappello di Prete, che tra l'altro è un pezzo aggiuntivo che fu fatto in un secondo tempo. Queste strutture a punta servivano soprattutto per il tiro incrociato dei fucili, perché una linea dritta avrebbe permesso all'assalitore comunque di arrivare e di scalare i bastioni del fortino. Invece con queste rientranze, con queste punte, ci si poteva appostare dietro con i fucili e sparare appunto contro gli assalitori che stavano tentando la scalata del bastione. Il fortino è stato costruito in un punto strategico, no? Da cui si poteva controllare proprio qui il sentiero che da Coazze, da Forno di Coazze, saliva al Colle della Rossa. Nelle vicinanze ci sono altre fortificazioni?
Sì, sì, certo, la zona è ricca di antiche fortificazioni. Abbiamo per esempio delle fortificazioni qua sopra al Colle della Russa, una piccola ridottina. E poi abbiamo le fortificazioni, il trinceramento al Colle del Besso, che si trova anche qui in Valsangone. E quest'ultimo è un trinceramento elevato dai soldati del maresciallo Catinà nel 1690. Quando finisce la storia militare del fortino? Ma la storia militare del fortino è molto interessante perché finisce nel 1799. Gli ultimi scontri sono proprio in occasione della calata dei francesi, mentre a difenderlo ci sono questa volta gli austro-russi. Gli austro-russi devono poi definitivamente ritirarsi. Da quel momento in poi il fortino perde praticamente l'importanza militare. Anzi, perde anche il nome, perché prima si chiamava di San Maurizio, poi nel Settecento veniva chiamato Rocca dei Mortai, alla fine perde anche questo nome, si chiamerà sulle carte topografiche il fortino, punto e basta. Come hai scoperto la storia di questo fortino? Ecco, la storia di questa opera fortificata è particolare, perché si parlava tanto, si sapeva il nome fortino, questo nome che non era quello originale, però non si sapeva nulla al riguardo. Diciamo che sono stato molto fortunato perché alla Biblioteca Reale di Torino ho trovato un documento che si chiama Testimoniali delle fortificazioni di San Maurizio al Colle della Rossa e del Forte San Carlo di Coazze. Era praticamente il verbale della posa della prima pietra di questo forte, dove indicava chi l'aveva fatto, quindi Tommaso Stasio, indicava chi sarebbe stato il governatore, Giovanni Andrea Battaglia di Avigliana, che era il governatore di Avigliana, e tanti altri personaggi. Da lì mi sono messo a fare ricerche incrociate negli archivi di Stato e soprattutto nell'archivio comunale di Giaveno, e ho ricostruito poco per volta la storia del Forte di San Maurizio. E per chi volesse visitarlo, come può fare? Ma è molto semplice, tra l'altro un percorso adatto a tutti. Sale da Forno di Coazze per la strada forestale, appunto verso il Colle della Russa, e poi un ottimo punto di appoggio e di tappa è il rifugio Fontanamura, dove si può anche mangiare e anche addirittura pernottare. A proposito di rifugi, eccoci al Fontanamura, dove siamo in compagnia dei gestori Claudia e Fabrizio, a cui chiediamo quando e come sia nata l'idea di arrivare qui e iniziare questa avventura legata a un rifugio alpino. Ciao a tutti, grazie. Allora, noi abbiamo iniziato questa avventura 8 anni fa ed è avvenuto un po' tutto per caso, perché noi in realtà eravamo a Berlino facevamo gli architetti e poi appunto avevamo la passione della cucina, della montagna, e abbiamo sentito questa notizia che cercavano una nuova gestione, e in poco tempo abbiamo deciso di lasciare tutto e fare i bagagli e venire qua a iniziare questa nuova avventura. Qual è stata l'evoluzione di questo rifugio? Allora, ovviamente siamo arrivati in una valle che era dedita molto alla pastorizia, e quindi il turismo non era presente, per cui abbiamo iniziato con molta pazienza e molta calma in questo piccolo rifugio a creare un po' di eventi legati sia grazie ad alcuni bandi di cultura e grazie anche
insomma la presenza del parco e dell'amministrazione, abbiamo iniziato a creare un po' di eventi per il pubblico e forse l'evento più importante, che non era legato alla cucina ma alla vita, un po' alla storicità del luogo, è stata la rievocazione storica del Forte di San Maurizio, creata per la prima volta nel 2018. Abbiamo cercato di riproporre un pezzo della storia di questa valle. Quali servizi proponete attraverso il rifugio? Allora, innanzitutto noi siamo una struttura totalmente ecosostenibile, perché ci produciamo da soli la corrente, quindi i nostri servizi ovviamente sono molto semplici, perché ricordiamoci che siamo in un ambiente alpino dove non vi è corrente elettrica, dove non arrivano i principali servizi, per cui offriamo servizi di ristorazione e di pernotto, quindi come rifugi e come tanti rifugi alpini. Sicuramente la nostra caratteristica differente rispetto ad altri, che essendo una struttura molto piccola non disponiamo di cameroni, non abbiamo quindi cameroni, ma abbiamo delle piccole stanze private in cui offriamo ospitalità. Abbiamo una cucina del territorio, siamo diventati, diciamo, forse più conosciuti per le torte di Claudia, che ha portato qua un po' della sua, diciamo, delle sue ricette, e quindi la cucina è una cucina tipicamente piemontese e anche un po' moderna, visto che insomma veniamo da contesti un po' europei, e quindi ci piace anche dare un tocco di modernità a quello che noi facciamo, ecco, normalmente. Se dunque volete venire a visitare le fortificazioni di persona, non vi resta che preparare lo zaino, indossare un paio di scarpe comode e venire quassù a scoprire con i vostri occhi quello che ci ha appena raccontato gentilmente Mauro Minola. Il parco è qui che vi aspetta con le sue peculiarità e le sue caratteristiche.